Ha trovato la forza ora di denunciare il padre, solo da adulta, molti anni dopo le violenze sessuali che avrebbe subito per almeno 8 anni, secondo la sua accusa, da quando era ancora alle scuole elementari. Troppi anni, secondo la legge italiana e la Corte di Cassazione, che ha mandato tutto in prescrizione per decadenza dei termini. E così quel padre non farà neanche un giorno di carcere. Succede a Conegliano, in provincia di Treviso. Dei ragazzini che magari si fumano qualcosa che non dovrebbero fumarsi, finiscono in carcere per un anno e per una cosa del genere, no? È abbastanza ridicolo, quindi... Anche queste cose cadono in prescrizione. La prescrizione però non è sicuramente per la figlia, perché il trauma sicuramente rimane tutta la vita. La prescrizione è una presa in giro. Le vittime sono vittime due volte. Quello è il problema. Nessuno in questo comune benestante di 37.000 abitanti sa chi possono essere i protagonisti di questa storia. Non l'avrei mai pensato, una città culturale come questa. Tra Prosecco e arte abbiamo dentro le mura anche queste cose. Magari potrebbe essere qualcuno che conoscete anche voi. Può anche essere. Ma è già tanto se riesce a trovare la forza per uscire di casa. Capiamo anche l'anonimato della donna ormai, della ragazza che non vuole appunto condividere. Ci sentiamo solo di darle un abbraccio da distante e di dire che la società civile è vicina a lei. Questioni di tempi che avrebbero potuto chiarire in maniera scientifica dove stavano le colpe, tempi che però non ci sono stati, questa la versione dell'avvocato difensore. Dispiace che appunto il processo non sia andato in decisione prima, perché sono 7 anni e ha impiegato la Corte d'Appello, Nessuno ha fatto la richiesta di anticipazione del processo. E sono convinta che non solo per questi reati gravissimi la prescrizione probabilmente per 10 anni sia troppo breve, ma credo che invece sia più utile andare a rivedere i tempi del processo, perché questo caso ha dimostrato che c'è uno Stato forte con i deboli, ma debole con i forti.